19esima edizione di Cosmo Pharma, siamo con Gadi Shenait. Salve, bentrovato. Terzo osservatorio Cosmo Pharma e vicepresidente di Doxa Pharma. Farmacie e aziende insieme per aprire la strada a nuovi scenari. Qual è la prospettiva futura? È una prospettiva complessa, nel senso che le ultime ricerche che abbiamo fatto come Doxa Pharma ci dicono che la farmacia ha di fronte una serie di percorsi alternativi e che ciascheduno deve scegliere la strada giusta. E da questo punto di vista è molto importante la possibilità di un incontro con le aziende farmaceutiche per costruire veri e propri rapporti di partnership, ovvero sia per poter contare su aiuti di natura professionale per poter intraprendere quella che è la strada corretta per ciascuna farmacia, che può dipendere dal territorio di riferimento, dalla vocazione del singolo farmacista, dai diversi interessi, ma che, questo è un dato definitivo, non potrà essere più in futuro uguale per tutti. Ciascheduno ha una strada da scegliere e da portare avanti. È necessario quindi che i farmacisti si aprino ad una discussione e alla possibilità di fare rete in questo senso? Ma i farmacisti hanno già compreso, nella grandissima maggioranza, che sta cambiando lo scenario e sono aperti a nuovi modelli di futuro e dichiarano chiaramente di avere bisogno di aiuto, di supporto in questi nuovi scenari. Fare rete, questo è un tipo di scenario, ci sono farmacie che scelgono di fare rete tra di loro, ci sono farmacie che scelgono di fare rete col sistema delle aziende per cercare di costruire quelle che possono essere delle alternative vincenti.